collaborazione con. Ripartono gli incentivi statali? DR Automobile Group va oltre. Ti offre un incentivo di 1.500 euro per l'acquisto di un'auto nuova sia del marchio DR che di quello Evo, se rottami qualsiasi usato senza alcun vincolo. Infatti, a differenza degli eco incentivi statali, che prevedono una rottamazione di un'auto di proprietà con un'anzianità di almeno 10 anni, DR Automobile Group ti consente di rottamare qualsiasi usato, indipendentemente da chi ne sia il proprietario e a prescindere dall'età dell'auto da rottamare. La campagna Meno CO2, più sicurezza è un'iniziativa realmente protesa a svecchiare il parco automobilistico circolante italiano, uno dei più vetusti d'Europa. Meno inquinamento grazie alla tecnologia Thermo Hybrid Benzina GPL di DR Automobile, che ti fa risparmiare l'ecotassa e ti permette di accedere anche alle zone ZTL. Maggiore sicurezza grazie agli elevati standard di protezione dei modelli DR ed Evo. Le concessionarie ti aspettano per maggiori informazioni. Vinafro, incastonata sin dall'antichità tra Sannio, Campania e Tirreno, ancora oggi famosa per la produzione olearia e la tradizione agricola. La storia, iniziata prima dei Romani, continua, immutata nel tempo. Dal 1968, oleificio cooperativo di Vinafro, produzione di olio extravergine di qualità. Dalle varietà italiche di Licinio, le olive Aurina, Olivastro, Rossuola, vero oro del nostro territorio. Oleificio cooperativo di Vinafro, olive, olio e tradizione. Sulla strada statale 85 Venafrana, viale San Nicandro 41 a Vinafro. Viaggiare. Sognare. Creare. Immaginare, crescere, costruire. Puoi fare grandi cose con la tua Agenzia Generali Italia. Bentrovati cari telespettatori e benvenuti a questa nuova puntata di Ieri, Oggi, Domani, una puntata che ci consente di fare un salto nel passato. Andiamo al 2012, aprile 2012, a Isernia c'è la campagna elettorale per il rinnovo della carica di sindaco, chi succederà all'avvocato Gabriele Melolli. I contendenti in gara sono due. Per il centrodestra Rosetta Iorio, per il centrosinistra Ugo De Vivo, per la prima volta entrato in politica. Noi lo intervistammo alla vigilia di queste votazioni. Cari telespettatori, siamo alla puntata numero 8 di Ieri, Oggi, Domani, un viaggio nel passato. Ritorniamo indietro negli anni. 2016, parliamo di malattia. Il 28 febbraio è stata la giornata mondiale delle malattie rare e noi vi parliamo di una di queste malattie rare, la corea di Huntington. C'è stato un convegno qui a Isernia, quindi noi abbiamo raccolto delle testimonianze. Rimanendo poi sempre sul tema della malattia, andiamo nel 2012 a Forlì del Sannio, annualmente in quel santuario che stanno costruendo, si fa la giornata del medico. In quell'occasione si è parlato della dialisi. Noi abbiamo incontrato anche il sindaco di Forlì del Sannio, il sindaco di ieri, che è anche sindaco oggi. Bentrovati, siamo alla tappa numero 253 del nostro viaggio nel Molise che va. Alle nostre spalle l'ingresso dell'imponente struttura della GEA Medica, l'Istituto Europeo di Riabilitazione. Perché siamo qui? Con cadenza mensile, un ricercatore, un neurologo, il professore Ferdinando Squitieri, in questa struttura incontra i suoi pazienti affetti da una malattia rara, la malattia di Huntington. La malattia di Huntington, descritta per la prima volta nel 1872 dal medico americano George Huntington, è nota anche con il nome di corea, danza, per l'associazione con gli incontrollabili movimenti involontari del corpo, è una malattia rara, genetica, ereditaria, neurodegenerativa.
George Huntington ne colse fin da subito i tratti principali, la tendenza al suicidio e al disturbo mentale, l'ereditarietà, il carattere progressivamente invalidante. Sono molti i soggetti affetti da questa malattia, lo scopriremo durante le interviste che vi faremo ascoltare. In questa occasione, qui ad Isernia, sono venuti anche dei medici di San Marino, nella Repubblica di San Marino, infatti, molti sono i soggetti affetti da questa malattia di Huntington. Non ti ricordi più chi sei, hai incontrollabili scatti di ira, desideri morire, i tuoi movimenti diventano impacciati e ti cadono le cose dalle mani. Cominci a parlare con difficoltà, il cibo ti va di traverso e i movimenti simili a scatti scuotono i tuoi arti e poi tutto il tuo corpo. Le tue facoltà mentali si riducono progressivamente, perdi peso e vivi nel timore di trasmettere tutto questo ai tuoi figli. Inizia a manifestarsi in genere intorno ai 40 anni, anche se raramente può avere inizio molto prima, o talvolta assai tardi. C'è chi con la corea di Huntington ha combattuto e continua a combattere da anni. Con noi la signora Clotilde Colantuono. Cosa è successo nella sua famiglia, signora? Allora, io sono venuta purtroppo a contatto e a conoscenza di questa grave malattia dal 1988, quando mio marito ha cominciato ad avvisare alcuni disturbi e quindi è stata diagnosticata la malattia di Huntington, di cui non ero a conoscenza assolutamente, non sapevo cosa fosse, e anche mio marito, perché in passato in famiglia non si è parlato di questo. Questi disturbi come si manifestavano? Ma dei segni, è come se lui stesse agitato, nervoso, quindi aveva una lieve difficoltà nelle cose manuali, più erano delicate più aveva una certa difficoltà, pareva che fosse uno stress, quindi che non dormisse bene, tutto quanto. Poi dalla visita clinica ci hanno indirizzato un neurologo di Napoli, il professor Campanella, il quale seguiva da anni questo tipo di patologia. E facendo l'anamnesi della famiglia e tutto quanto, si è scoperto che anche la mamma era affetta, il nonno, dalla malattia di Huntington, e così sono venuta a conoscenza di questa cosa atroce. Intanto io avevo già generato due bambini, per cui era tardi ormai evitare questo, e ho sempre sperato che non succedesse ad uno di loro. Suo marito per quanto tempo ha combattuto? Mio marito relativamente poco tempo. Sì, è stata una forma abbastanza aggressiva, diciamo che nel 6-7 anni, quando si sa che dura almeno il doppio in generale. I ragazzi? I ragazzi, poi io ho cercato di allevarli nel miglior modo possibile, però sempre con questo pensiero fisso nella mente, con questo timore che potessero aver ereditato il gene malato. Fino a 3-4 anni fa, quando il secondo figlio, Matteo, il quale purtroppo è malato di corea, lo stesso, io per primo allo stesso modo ho cominciato, io li osservavo attentamente con la paura che potesse succedere, e ho cominciato a vedere pure là delle piccole avvisaglie. E anche lui, perché poi io non appena sono stato in grado di poter capire questi tipi di discorsi, insomma ne ho parlato, per cui loro già sapevano, si sono informati chiaramente di cosa fosse questa malattia, fin quando pure lui quindi si è accorto e me l'ha chiesto lui, ha detto: mamma, rintraccia il professor Squitieri, di cui io avevo sempre parlato, perché all'epoca aveva cominciato a seguire mio marito, poi lo avevo perso di vista chiaramente, e quindi perché voglio fare il test. Ha fatto il test di conferma, diciamo, perché i segni erano già evidenti, specialmente all'occhio del professionista, e quindi purtroppo il test era positivo, e quindi combattiamo, sono 3-4 anni con questa atrocità. Mio figlio è molto giovane, era pieno di idee, pieno di voglia di fare, un ragazzo molto sveglio, aveva mille progetti, e quindi adesso è tutto finito, progettualità zero, quotidianità molto severa, cioè devi combattere con mille tipi di problemi. E io sono anche un po' sola, perché non ho moltissimo aiuto in famiglia, lavoro, per cui è molto dura. E il professor Squitieri in che maniera vi è vicino in questa situazione?
molto vicino per quello che poi chiaramente è una persona splendida. Io sono molto contenta di averlo accanto, perché io qualunque tipo di problema possa avere, lui è molto disponibile, quindi io lo raggiungo telefonicamente, lui anche le festività mi ha risposto. Sempre, cioè posso contare in questo senso su di lui, i consigli che mi dà sono preziosi, poi anche lo staff non è male affatto, quindi psicologi ed altri operatori ai quali ci si può rivolgere e cercano di darti una mano per quello che... Ma in lontananza, quindi una speranza. Adesso ci sta un farmaco che stanno sperimentando in 13 paesi del mondo, tra cui l'Italia con lui, col professore Squitieri. Noi vogliamo crederci molto, dobbiamo attendere che finisca quest'anno, che finiscano le 52 settimane di sperimento sull'uomo, è la prima volta che si fa, quindi questo già ci fa sperare. Io ci voglio credere molto, mio figlio ci crede molto e questo ci aiuta, perché se poi si viene abbandonati anche della speranza, è la fine, dobbiamo crederci. Nel nostro territorio ci sono molti casi di... Ma io sinceramente, così ne parlavo anche col professor Squitieri, io non ne conosco altri. Penso che a Isernia ci sia solo la mia famiglia. Qualcuno nei paesi limitrofi mi diceva lui, ma conosco una ragazza di Campobasso, mi dice di Termoli, comunque ce ne sono, negli Abruzzi, che si rivolgono a lui. Lei ha due figlioli, ha detto. Sì. E questo male ha colpito uno. Ha colpito uno, l'altro non lo so. L'altro è più grande di età. E vive con noi questa situazione. Mi auguro che almeno lui si salvi, perché bisogna parlarne di questo. C'è ancora troppa omertà, paura, vergogna, cioè si vergognano come se, non so, è una malattia come le altre. Quindi bisogna parlare, sensibilizzare, perché parlandone molto, unendoci noi, le famiglie, sensibilizzando l'opinione pubblica, non lo so, facendo qualche cosa, bisogna parlarne molto. È importantissimo, intanto perché uno si gestisce il futuro, no? Può avere la possibilità di gestirlo. Cioè, se io l'avessi saputo, ad esempio, sicuramente non avremmo procreato due figli, per cui adesso non ci sarebbe questa a che pro non dirlo. E da un punto di vista economico, combattere con questa malattia comporta delle spese, ci sono degli aiuti, delle provvidenze? Diciamo che per ora non vedo grandi difficoltà, perché poi lui ha l'esenzione totale, essendo un grande invalido. E la cosa meravigliosa è che il professore Squitieri fa l'ambulatorio gratuitamente. Ah, quindi non prende onorario? No, niente. Questa è una cosa grandissima, importante. Io ho la sensazione che il professor Squitieri soffre insieme ai suoi pazienti. Questo sicuramente. Io lo conosco da moltissimi anni, quindi sì, senza parole ci capiamo, ci intendiamo. Lui ci crede veramente, è coinvolto al 100% e soffre insieme a noi, traspare. Quando abbraccia mio figlio, cioè, mi dice tutto. Speriamo in un miracolo, signora. Speriamo che ci riesca, perché tra l'altro lui ci crede molto, veramente combatte con amore, con dedizione totale, abnegazione che io ammiro. Professore Ferdinando Squitieri, campano di nascita, per certi versi molisano di adozione, perché una lunga permanenza nel Molise. Poi c'è stata una chiamata probabilmente dall'alto, da Padre Pio, quindi che l'ha spostata in un altro posto. Però il legame con il Molise c'è e c'è tutto, non tanto per la nostra regione, penso per i suoi pazienti. Ho detto giusto? Cittadino del mondo, come noi tutti, richiamato sicuramente dall'istinto di continuare ad occuparmi nella maniera più impegnata e produttiva possibile di un tema che è nel mio cuore, che è quello di combattere una malattia terribile e di occuparmi di malattie rare, come ho sempre fatto. Certamente il Molise è una terra dove ho legami molto forti con tanti pazienti e ringrazio ovviamente Gea Medica per ospitarci e per consentirmi di continuare ad incontrarli. Io ho fatto riferimento a Padre Pio, non a caso, vogliamo spiegare perché? Io ho questa enorme opportunità di continuare ad occuparmi di ricerca scientifica nell'ambito della malattia di Huntington, grazie ad una appartenenza, collocazione della mia posizione, del mio gruppo, dentro Casa Sollievo della Sofferenza, che è stata fondata da San Pio da Pietrelcina,
e al Mendel, che è un istituto di genetica umana che è a Roma. Grazie a queste strutture noi oggi abbiamo la possibilità di incontrare i pazienti e di proporre delle terapie sperimentali che sotto l'organizzazione internazionale che le contraddistingue consentono ai pazienti italiani di avere delle opportunità e di rientrare in protocolli che potrebbero diventare promettenti sul piano della ricerca scientifica e degli sviluppi di nuove cure. In questo momento la ricerca a che punto è? Che cosa è in atto? Ma questo è un momento molto particolare nella storia della malattia di Huntington, perché è quasi come se fosse un momento di attesa. Molti risultati sono stati raggiunti, in realtà, anche se le persone non riescono a toccare ancora in maniera concreta alcuni degli sviluppi della ricerca. Ma in realtà molte notizie, molte novità sono emerse negli ultimi anni. Ora siamo in un momento di attesa perché alcune informazioni devono essere consolidate e alcune altre devono essere provate e ulteriormente confermate. Ed è un momento particolare perché alcune sperimentazioni si stanno avvicinando ad una conclusione, altre stanno proseguendo in maniera interessante e altre ancora rappresentano una premessa per degli sviluppi futuri. Quindi alcuni farmaci potrebbero modificare lo scenario e la storia di questa malattia e speriamo di avere delle informazioni entro quest'anno, almeno di nuove possibilità promettenti. Altre invece, altre particolari strategie, anche di terapia genica, in alcune parti del mondo sono iniziate, si stanno proponendo in una fase molto molto preliminare, che è tesa soprattutto a verificare che ci sia da parte degli esseri umani la possibilità di tollerare delle terapie innovative, cioè di consentire ai pazienti di sperimentare delle strategie che perlomeno non sono tossiche sul piano della prospettiva futura. Quindi è un momento storico di passaggio dove noi dobbiamo cercare di fare il nostro meglio perché le persone non abbiano una delusione, un'illusione, quindi dobbiamo mandare dei messaggi chiari che non illudano ma che al tempo stesso lascino aperte delle speranze concrete, perché è così che stanno le cose. È un'osservazione giusta quella che faccio io, cioè se la ricerca ottiene dei risultati, oltre a stare bene i pazienti, sta meglio anche il professore Scutieri, perché io ho la sensazione che lei soffre insieme ai pazienti. Grazie per riconoscermi questa sensibilità, che spero sia di tutti i miei colleghi, non solo la mia. Sicuramente conoscere l'evoluzione di una malattia progressiva che in una maniera così crudele consuma le persone che uno ha conosciuto nel corso degli anni e non poter bloccare questa cosa genera una sofferenza interiore che da un punto di vista professionale non dovrebbe rappresentare un problema per chi se ne occupa tanto tempo, ma che da un punto di vista umano è sicuramente qualcosa che prova in maniera importante sul piano emotivo. Tra l'altro queste famiglie nelle quali purtroppo è andata a fare visita la Corea di Huntington, oltre al danno fisico c'è anche il danno economico e lei in qualche modo si fa anche carico di questo, perché mi risulta che lei non percepisce soldi quando visita i pazienti. È vero, la Fondazione LIR, la Lega Italiana Ricerca Huntington, ha tra le sue missioni anche quella di assistere in maniera gratuita i pazienti, oltre che sostenere la ricerca, per cui i punti di osservazione che noi abbiamo attraverso questa fondazione che ci avvicina consentono assolutamente un'assistenza gratuita ed è così che stanno le cose. Loro aiutano la ricerca, noi aiutiamo i pazienti. Abbiamo la stessa missione con lo stesso obiettivo e con una diversa strategia per raggiungere l'obiettivo. Diciamo che questa fondazione è una onlus. La fondazione nasce da una iniziativa di anni, di impegno, di lavoro, non solo mio, che ha consentito di raggiungere degli obiettivi importanti oggi.
e riusciamo a raggiungere pazienti in ogni parte d'Italia attraverso questo canale di comunicazione, questa cosa importante. Lei in qualche modo è un po' come una trottola, perché viene chiamata da tutte le parti, non solo in Italia ma anche all'estero. La vita va vissuta in larghezza, non solo in lunghezza. Mi diceva la signora Clotilde che nella sua famiglia questa malattia ha bussato, che lei è fiducioso sul futuro. Io ho avuto modo di conoscere la famiglia della signora Clotilde e purtroppo ho potuto vivere insieme a lei da una prospettiva ovviamente diversa, il dramma della progressione, della severità e della gravità di questo problema. Certamente le famiglie come quella della signora Clotilde ci sono molto vicine e noi non perdiamo di vista l'enorme sofferenza a cui vanno incontro e dobbiamo ricordarci dell'enorme sofferenza a cui vanno incontro le persone nel momento in cui entriamo in un laboratorio o visitiamo una persona. In un passato non molto lontano, i soggetti affetti da questa malattia in molti casi venivano indicati come posseduti dal demonio. Beh, questa è una malattia che ha una storia che l'ha condizionata anche nella modalità con cui si comunica questa malattia in giro per il mondo e tra le famiglie. Quindi nel passato ci sono molti gli aneddoti che hanno stigmatizzato questa malattia e chi ne soffriva. Venivano riconosciuti come indemoniati dalla Santa Inquisizione, purtroppo nel Medioevo c'è la documentazione, la prova di questo, perché i movimenti involontari piuttosto che il disturbo del comportamento li lasciava in qualche maniera, li segregava in un contesto di discriminazione, già nel Medioevo e anche precedentemente molto probabilmente, e poi successivamente col nazismo, con la discriminazione nei confronti del disturbo mentale, oltre che nella scenografia, nei confronti della scenografia del disturbo del movimento. Quindi è una malattia che ha avuto molta discriminazione e un'incredibile escalation di persecuzione nel corso degli anni. A maggior ragione, proprio perché la malattia di Huntington è stata così tanto ghettizzata, è importante parlarne, è importante promuovere iniziative di ricerca scientifica tra le malattie rare, tra le malattie genetiche e dedicarle sforzo, energia e risorse. Allora, vogliamo dire cos'è questa malattia di Huntington e come si manifesta? È una malattia genetica, rara, neurodegenerativa, perché le cellule del sistema nervoso muoiono in maniera progressiva nel tempo, quindi trasmessa da un genitore che ne soffre a un figlio, con un rischio di ereditarla del 50%, come tutte le malattie dominanti. È la più frequente malattia dominante genetica ed è una malattia che ha alcune caratteristiche peculiari. Si può associare a un disturbo del movimento, con un impaccio del movimento, non riesci più a coordinare i tuoi movimenti volontari, sviluppi dei movimenti involontari che chiamiamo corea, che dal greco significa danza, perdi le tue facoltà intellettive, cominci a non riconoscere più chi sei e non riconosci più le persone che hai intorno, ti disorienti, puoi sviluppare un disturbo del comportamento, diventi ossessivo, che vuol dire che ti fissi sulle cose, comincia il tuo pensiero a diventare rigido, puoi deprimerti, puoi andare incontro ad un disturbo dell'umore molto severo e c'è il più alto indice di suicidi di qualsiasi altra patologia umana, purtroppo. Quindi è una malattia che associa un'alterazione dell'emotività e del comportamento ad un'alterazione, a un degrado del fisico e del corpo, a un declino delle funzioni cognitive. Mette insieme tutte queste cose ed è genetica, per cui è veramente considerata dalla comunità scientifica come una delle malattie, forse la malattia più devastante che esiste in patologia umana. Le aspettative di vita oggi?
anche se le persone non se ne rendono conto e non se ne accorgono in maniera tangibile, all'occhio di chi si occupa di questa malattia da tanti anni si può assolutamente sottolineare che la storia di questa malattia è totalmente cambiata negli ultimi anni. Cioè la malattia è grave, non è guaribile, ma è curabile con un'ampia mole di possibilità di farmaci e di strategie soprattutto utili nel disturbo del comportamento, per cui la qualità della vita di gran parte delle persone è migliorata. Purtroppo è chiaro che noi tutti siamo costretti ancora oggi a dire che la malattia ha un inizio e ha una fine nel giro di circa 15 anni in media. Ma la modalità con cui viene vissuta questa malattia oggi, in termini di qualità di vita, se utilizzati i farmaci corretti, è assolutamente migliorata rispetto a 5 o 10 anni fa. Ma c'è una corretta informazione, pure a livello istituzionale? Non abbastanza dal mio punto di vista, è una delle missioni della LIR, della Lega Italiana di Ricerca Huntington, adesso in collaborazione con Casa Sollievo della Sofferenza e col Mendel di Roma, è proprio quella di divulgare corrette informazioni, quindi anche di curare la formazione degli operatori sanitari in questo settore, cosa che noi stiamo facendo in tutta Italia. La nascita della LIR in qualche modo non è un voler, diciamo, coinvolgere un po' tutti, la società, le istituzioni, per combattere questa malattia? Ma la LIR è un'organizzazione che sostiene la ricerca scientifica fondamentalmente e favorisce l'assistenza. Il compito di intervenire su aspetti sociali è parzialmente quello della LIR, è soprattutto quello del governo, dello Stato, del Paese, delle istituzioni. E in questo senso noi abbiamo una buona organizzazione sanitaria in Italia, secondo me, che potrebbe essere ulteriormente migliorata da una sensibilizzazione da parte di organizzazioni come la LIR, perché la rete che deve essere creata sul territorio nazionale perché ci possa essere una buona assistenza anche psichiatrica ai pazienti che hanno disturbi come questo è necessaria. Quindi una delle cose che noi facciamo è proprio quella di favorire delle iniziative, degli eventi che richiamino l'attenzione anche di chi si occupa di questi aspetti della malattia, dove l'aspetto sociale è molto, diciamo così, provato, è sacrificato, quindi cerchiamo di fare del nostro meglio per migliorare questo aspetto, ovviamente. Quando lei visita i pazienti c'è sempre uno psicologo, come mai? Ma gli psicologi hanno un ruolo molto importante nell'assistenza ai pazienti e anche nel monitoraggio di questa malattia, nel senso che noi cerchiamo di accompagnare chi scopre di avere questo problema nella maniera, diciamo così, più professionale possibile per consentire di avere una buona prospettiva di gestione di un risultato di un test genetico quando questo viene eseguito, perché questa è una malattia riconoscibile con un test genetico. Per cui lo psicologo ha un ruolo molto importante nel counseling psicologico e poi ha un ruolo altrettanto importante, fondamentale nel monitoraggio dell'evoluzione di questa malattia. Quindi noi utilizziamo dei parametri di valutazione, dei test di valutazione che lo psicologo deve essere in grado di utilizzare per decifrare e interpretare come questa malattia poi prosegue nel corso degli anni e come cambia, come si modifica in un individuo che ne soffre. Che messaggio possiamo lanciare a quelle famiglie che combattono questa battaglia e a quei pazienti che sono affetti da questo male? Di mantenere alta la speranza, di crederci, perché le cose cambiano, ci vuole del tempo, ma cambiano. E questo è un mondo in evoluzione dove molte risorse si spendono per arrivare ad una conclusione positiva. Ed è uno dei rari casi dove le risorse vengono utilizzate per combattere questa patologia. Certe volte non abbastanza italiane, ma comunque esistono e grandissimi traguardi sono stati raggiunti, anche se sono molto tecnici da spiegare, e grandi speranze devono continuare a esistere e a incoraggiare le persone a non mollare e a non nascondersi. Sabrina Maffi, psicologa. Che esperienza sta facendo lei con questa malattia ad Isernia, in Roma e con il professore Squitieri? Dunque, io seguo il professore Squitieri come psicologa
per cui mi occupo della valutazione cognitiva, psichiatrica e motoria insieme a lui. E sto facendo un'esperienza molto bella con una malattia molto rara, che dà tanto, e ne sono contenta. È un'esperienza nuova da un certo punto di vista. Io mi sono sempre occupata di demenze, ma mai di Huntington. Per cui è una porta completamente diversa anche dalle altre che si apre e mi fa molto piacere. Cosa le ha colpito o la colpisce in modo particolare così incontrando questi pazienti? L'età. Spesso sono molto giovani. E questo è un qualcosa di completamente diverso da quello che ho visto fino adesso. Per cui anche l'interagire con una persona a cui viene consegnato un certificato di morte da un certo punto di vista, che deve elaborarlo da un punto di vista psicologico e deve comunque averne a che fare finché non sviluppa la malattia. Questo mi ha colpito particolarmente. È difficile, insomma, è abbastanza impegnativo cercare di tirarle su. Più che tirarli su, secondo me, è fornire un sostegno, nel senso che tirare su una persona in una condizione del genere è un obiettivo che va perseguito, secondo me, con una strada alternativa. Per cui tirarle su è l'obiettivo, però anche per loro cercare di non tirarle su in maniera di non sottovalutare l'esperienza della malattia, ma tirarle su attraverso un sostegno psicologico, attraverso un sostegno umano, insomma. Ogni esperienza è un arricchimento anche per chi la vive, e nel caso suo? Soprattutto, nel senso che adesso ho a che fare con questa malattia da circa un mese, per cui vedo pazienti, ma non ancora nell'ottica del come vivono loro la malattia, da questo punto di vista. Per cui per me è un enorme arricchimento, anche perché appunto ho sempre avuto a che fare con patologie differenti, per cui avere a che fare anche con questo per me è un enorme appunto arricchimento. Mi trovo un sacco bene, mi trovo dal punto di vista professionale assolutamente, anche dal punto di vista umano. Nel suo futuro cosa vede lei? Mi piace molto le ricerche che vengono svolte in collaborazione con il Mendel e con San Giovanni Rotondo, Casa della Sofferenza, e per cui mi piacerebbe anche proseguire su questa strada. Maurizio Stumbo, neurologo dell'ospedale della Repubblica di San Marino. Da San Marino a Isernia. Da San Marino a Isernia per seguire il professor Squitieri, che ci ha coinvolto in questa avventura sulla malattia di Huntington. Devo dire che siamo rimasti tutti affascinati soprattutto dalla sua capacità sia umana che dalla sua competenza, e quindi ci siamo proposti per collaborare, diciamo, nel nostro piccolo, nella gestione dei malati della Repubblica e per quanto possibile estendere, diciamo, anche il nostro servizio alle zone limitrofe, diciamo, San Marino. San Marino si trova in mezzo tra Emilia Romagna e Marche, in una zona dove effettivamente non ci sono punti di riferimento per questi malati. E quindi stiamo cercando di, come dire, di giocarci questo jolly, se riusciamo, speriamo, insomma, di essere in grado. Come è avvenuto l'incontro con il professore Squitieri? Beh, l'incontro è avvenuto ad un congresso dove parlava appunto il professore. Devo dire che in questa occasione siamo rimasti molto colpiti, diciamo, dalla competenza e dalle doti umane. E quindi gli abbiamo fatto questa proposta estemporanea che lui ha accettato con entusiasmo. È venuto a trovarci a San Marino e con qualche peripezia siamo riusciti a far partire, diciamo, un progetto che adesso ovviamente si deve concretizzare. Ma sono molti i malati di San Marino che hanno questa patologia? Da un punto di vista statistico sono molti, perché per quanto sia una comunità piccola, però dal punto di vista statistico stiamo ancora adesso cercando di analizzare i dati, però quello che emerge è che sicuramente è una percentuale estremamente elevata. E come si articola questo progetto? Il progetto è un po' sulla falsariga del progetto della LIR, nel senso che si dovrebbe aprire un ambulatorio che comprende la figura del neurologo, la figura dello psicologo, del neuropsicologo, e quindi completare, diciamo così, fornire soprattutto, diciamo, ai malati un'assistenza a tutto campo. Poi per quanto possibile, se si riuscisse anche ad attivare un servizio di fisioterapia, insomma, cercare di creare proprio un riferimento sotto tutti i punti di vista per
per chi ha la malattia e per quanto possibile anche ovviamente per le famiglie, perché queste sono malattie che non devastano soltanto chi le ha, ma anche chi ci sta vicino, purtroppo. Lei è fiducioso sul futuro? Se no non ci sarei, non mi ci sarei buttato, insomma. Quindi diciamo che sicuramente in questo momento, forse anche il fatto di vedere una prospettiva che finora non c'è stata, ci ha spinto ancora di più a collaborare, insomma. Voi siete in Italia, anche se siete un altro Stato, però a livello italiano, insomma, le istituzioni sono un pochino assenti verso la ricerca. San Marino nel suo piccolo, devo dire che ancora conserva un'idea di sanità che è molto sociale. E nonostante la crisi abbia coinvolto anche San Marino, devo dire che da questo punto di vista sta cercando con i denti di difendere questa identità sociale della sanità e quindi è aperta, diciamo, a iniziative di questo genere. E quindi ci sono buone prospettive anche da questo punto di vista, insomma. Dal colle su, che Sabrino è in alto, come si vede quello che succede sotto a valle? Ah, no, il panorama è bellissimo. C'è il mare, la montagna e la collina, ma secondo dove uno si gira c'è di tutto. E quindi il riferimento rimane sempre l'Italia. È chiaro che il primo confronto deve essere con la sanità italiana, non possiamo confrontarci con sanità, diciamo, più lontane. E quindi probabilmente dovremmo riuscire a sfruttare, diciamo, questa particolare attitudine al sociale che rimane nella Repubblica di San Marino per dare probabilmente quello che forse adesso la sanità italiana non è più in grado di fornire in maniera così sistematica, insomma. Soprattutto in malattie che si nascondono, cioè che non sono visibili e che comunque bisogna andare a cercare. Senta, del professore Squitieri cosa apprezza in modo particolare lei? Lui è un uomo molto ligio. Devo dire che una persona umana, il modo in cui tratti i malati e soprattutto la competenza a tutto campo su questa malattia, perché in realtà non è facile trovare chi della malattia conosce tutti gli aspetti, quindi non soltanto la parte clinica o la parte radiologica, ma veramente a tutto campo riesce a capire, diciamo, le caratteristiche di questa malattia. E questo devo dire che è di pochi, questa dote, è veramente di pochi professionisti. Enzo Di Rozzo, la vostra struttura con cadenza mensile ospita, e lo fa a titolo gratuito, il professore Ferdinando Squitieri, che qui riceve i suoi pazienti affetti da una malattia rara, la chorea di Huntington. Perché questa scelta? Ma è una scelta alla quale abbiamo aderito con grande passione. La nostra ormai è diventata un obbligo nei confronti della gente, soprattutto il professor Squitieri, che gratuitamente, come lei diceva, lo fa con grande dedizione. Noi altrettanto, come famiglia, siamo ben disposti ad ospitare persone che in questo momento hanno questa necessità e grandi professori che ci onorano della loro presenza ad Isernia. A parte questo, oggi la struttura come è organizzata? Ma noi siamo una struttura di riabilitazione cardiologica, pneumologica e neuromotoria. Abbiamo volto la nostra principale attenzione anche con progetti che casomai in seguito divulgheremo anche alla stampa nel campo della pneumologia, perché riteniamo che in questo momento la nostra regione ha tanta necessità e bisogno di questa cultura di materia, di questa nuova materia. Barbara D'Alessio, il professore Squitieri ha fondato la LIR, ma cos'è la LIR? Allora, la LIR è una fondazione, un'organizzazione senza scopo di lucro, che è nata e si è consolidata, si sta consolidando con l'obiettivo di sostenere l'attività di ricerca scientifica, di promuovere essa stessa attività, di svolgere essa stessa attività di ricerca, soprattutto di assicurare anche assistenza gratuita ai pazienti e di promuovere la formazione degli specialisti e di una maggiore conoscenza della malattia un po' a tutto tondo. Questi sono i macro obiettivi della Fondazione LIR. La Fondazione esiste perché c'è sicuramente qualcuno che ci ha fortemente creduto, che è il professor Squitieri, ma perché anche ci sono state nel corso degli anni tante persone che hanno contribuito a fare in modo che
quest'idea, questo progetto si realizzasse, perché tante famiglie, pazienti e loro familiari, almeno nel corso degli ultimi 10 anni, si sono avvicinati a questo progetto e lo hanno reso possibile attraverso la loro vicinanza, fornendoci informazioni, con il loro anche sostegno in termini di donazioni. Quindi in realtà adesso appunto uno vede il prodotto finale, però dietro c'è il lavoro di tantissimi anni che è nato piano piano, anche in maniera probabilmente discreta, silenziosa, però continuativa per tanti anni. Quindi noi diciamo avvertiamo anche in qualche modo la responsabilità di far funzionare una macchina alla quale hanno contribuito tante persone nel corso degli anni. La LIR promuove, si interessa della ricerca, in questo momento in che maniera è impegnata? Quale progetto? La LIR sta conducendo in particolare un progetto di molto impegnativo di ricerca osservazionale che si chiama Enroll. Per ricerca osservazionale si intende quella ricerca che non prevede la somministrazione di farmaci sperimentali, ma che prevede l'acquisizione di dati, di informazioni cliniche e di campioni biologici. Enroll è un enorme, diciamo, la più grande piattaforma di ricerca internazionale sulla malattia di Huntington, ed è la più grande piattaforma di ricerca internazionale su una malattia rara di cui si conosca attualmente l'esistenza. Vi contribuiscono organizzazioni praticamente di tutti e 5 continenti ed ha un obiettivo molto ambizioso, quello di raccogliere appunto dati e informazioni di 10.000 persone nei prossimi 5 anni. Questo perché? Perché raccogliendo campioni biologici e informazioni cliniche su persone in varie fasi, in vari stadi della patologia, si arriverà a scoprire, a conoscere la storia naturale della malattia e quindi a capire anche quali sono le terapie farmacologiche più efficaci sulle quali si deve puntare in futuro. Come è strutturata sul territorio? La LIR ha diciamo promosso l'esistenza di una serie di, noi li chiamiamo punti di osservazione, e questo è stato possibile grazie alla collaborazione con una serie di altre organizzazioni sul territorio nazionale. Noi abbiamo una sede operativa a Roma che è anche una sede ambulatoriale, abbiamo poi a Roma un punto diciamo assistenziale come LIR in collaborazione con l'Istituto Mendel di Roma in Viale Regina Margherita. Esiste poi un punto di osservazione a Milano in Viale Certosa, grazie alla collaborazione col Centro Medico Certosa che ci ospita gratuitamente. Abbiamo una collaborazione qui a Isernia con Gea Medica, Istituto Europeo di Riabilitazione, che ospita gratuitamente diciamo lo staff LIR affinché possa fornire assistenza appunto ai pazienti. Abbiamo un punto di riferimento anche a Campi Bisenzio in provincia di Firenze, e lì grazie ad una collaborazione con la Pubblica Assistenza, e a partire da gennaio di quest'anno anche a Catania, dove diciamo, la LIR viene ospitata tra virgolette da un professionista, un neurologo, anche lui molto diciamo che si occupa da tanti anni di disturbi del movimento, il dottor Marano, che ci ospita anche lui gratuitamente verso il suo ambulatorio. Per entrare in contatto con voi? Per entrare in contatto con noi è molto semplice, noi abbiamo un numero verde attivo tutti i giorni dalle 9 alle 14 e dalle 15 alle 18, tutti i giorni intendo dal lunedì al venerdì, che è 800-388-330, rispondiamo a questo numero dal lunedì al venerdì mattina e pomeriggio, è possibile anche rivolgersi a noi per email scrivendoci a info@lirh.it e comunque visitando il nostro sito internet, la pagina Facebook, con la pagina Twitter, anche appunto quindi utilizzando i social network, è molto semplice mettersi in contatto con noi perché monitoriamo i social network quotidianamente. Quindi per prenotare una visita, professore Squitieri, per prenotare una visita si deve fare il numero verde per malattia di Huntington, cioè chiamiamo la cabina di regia dal punto di vista degli appuntamenti e anche delle consulenze per prime visite. Noi diciamo consideri che il numero verde della LIR ha ricevuto nel corso del 2015 il 20% di telefonate in più rispetto a quelle ricevute l'anno precedente. Abbiamo ricevuto in un anno quasi 4.000 telefonate, che
considerando che questa è una malattia rara, sono tantissime. E ci chiamano persone per chiedere la prenotazione di una visita magari ambulatoriale, per chiederci informazioni sul test genetico, per chiederci informazioni anche sul test prenatale, che lo stesso è possibile effettuare, per chiederci se ci sono novità sulla ricerca. Quindi i nostri tempi di risposta per organizzazioni interne sono brevi, cioè noi rispondiamo a tutti non oltre le 48 ore, quindi è molto efficiente, diciamo, posso permettermi di dire questo numero verde. Dove e quando è nata questa Onlus, la LIR? Allora, la LIR è nata in Molise e la fondazione è nata come associazione, che è stata poi trasformata in una fondazione che diciamo, ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica qui a Disernia presso la prefettura di Senna. Quindi noi siamo particolarmente felici come LIR, abbiamo chiaramente una sede legale qui e siamo felici di operare anche sul territorio molisano, perché diciamo, appunto, come lei giustamente sottolineava, siamo nati effettivamente in Molise a Disernia. In che maniera si può dare una mano alla ricerca e collaborare con la LIR? Si può dare una mano alla ricerca in tanti modi. Quello più semplice e meno, diciamo così, oneroso per chiunque è attraverso la destinazione del proprio 5 per 1000, che come è noto non è una donazione in termini monetari, ma è un accantonamento del 5 per 1000 del proprio reddito. Quindi io invito tutti a, appunto, visitare il nostro sito, dove troverete il numero di codice fiscale della Fondazione LIR, che va inserito nel riquadro destinato al sostegno al volontariato e alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, appunto Onlus, nei modelli di dichiarazione dei redditi. Adesso entriamo, diciamo, da questo punto di vista nel periodo caldo, perché da qui più o meno fino al 7 luglio, se non ricordo male, c'è la possibilità di fare la dichiarazione dei redditi. Il 5 per 1000 è diciamo uno strumento prezioso di sostegno per noi, così come lo sono anche le donazioni, che è possibile effettuare utilizzando il IBAN bancario o postale, che comunque si trova sul sito, oppure per chi è più diciamo così tecnologico, il nostro sito consente di fare delle donazioni online, quindi questa è una cosa ancora più semplice. E questo per i privati. Poi, qualora ci fossero invece delle organizzazioni, degli enti, delle aziende che invece fossero interessate a promuovere dei progetti più strutturati, quindi a consentirci di realizzare delle attività magari nell'arco di due o più anni almeno, approfitto di questa cosa per lanciare un invito, perché potrebbero essere anche loro di enorme aiuto per sviluppare progetti di formazione, di ricerca scientifica o di indagine, per esempio, giusto per fare un esempio, sulla qualità della vita dei pazienti. Insomma, ci sono tante attività che si potrebbero realizzare o realizzare, diciamo, in maniera più strutturata se avessimo a disposizione chiaramente più risorse. Quindi l'invito vale per gli individui e per gli enti. Lei ha avuto un'esperienza lavorativa a Cittadinanza Attiva, scuola Giovanni Moro, e questa esperienza adesso nella LIR, cosa le ha insegnato quella e cosa sta apprendendo in questa altra esperienza? L'esperienza precedente ha fondamentalmente insegnato, penso di poter dire, un metodo di lavoro applicabile poi più o meno in qualsiasi altro contesto. Sono molto felice di poter applicare in questo, perché quello che noi facciamo, ciascuno chiaramente con le sue competenze per quello che è il suo ruolo, è qualcosa che diciamo i cui effetti si vedono immediatamente. Quindi la ricaduta delle nostre attività sulla vita delle persone, nel piccolo nel grande, è qualcosa di verificabile più o meno in tempo reale, quindi questa è una cosa molto, molto interessante. Quanto e come soffre il professor Squitieri per i suoi malati, per i suoi pazienti? Più di quello che noi siamo abituati a pensare rispetto al medico tipo, tra virgolette. Come ricercatore nel pianeta mondiale, così internazionale, come è considerato? È ovviamente una persona, diciamo che nelle malattie rare, in qualsiasi, diciamo, quando ci si occupa di malattie rare, proprio per definizione la malattia, se è rara, non può avere milioni e milioni di esperti.
Ovviamente quando si tratta, ci si occupa di patologie rare, stiamo già parlando di un settore di nicchia, quindi le persone che se ne interessano, anche per un calcolo delle probabilità, non possono essere così tante. Quindi alla fine per ogni patologia rara c'è un numero, come posso dire, definito di professionisti in qualche modo sono considerati trasversalmente dei punti di riferimento, e senz'altro per quanto riguarda la malattia di Huntington lui è uno di quelli, così come per altre patologie rare ce ne saranno altri. Non possono esistere milioni di esperti per una patologia rara, per definizione, sono necessariamente pochi. In quante parti del mondo è andato a visitare i pazienti squitieri? Non saprei fare un elenco, ma sicuramente un'esperienza che abbiamo fatto, insomma, come LIR, che è interessante, è stata quella di portare in qualche modo il nostro modello assistenziale in Asia, nello specifico nel Sultanato dell'Oman. Noi abbiamo ricevuto nel 2013 una richiesta d'aiuto da parte di una persona appartenente ad una famiglia in cui ci sono 18 malati e diverse decine di persone a rischio di contrarre la malattia. Abbiamo preso in questo modo, ad esempio, che l'Oman è uno stato, un sultanato, totalmente privo di assistenza e di ricerca su questa patologia. Quindi attraverso la LIR abbiamo creato questo ponte con questo paese, siamo andati e il professor Squitieri è stato ovviamente di enorme aiuto a questa famiglia, perché da un lato ha anche lì visitato le persone, insomma ha iniziato a in qualche modo mettere ordine nelle terapie, e dall'altro lato ha contribuito in accordo col Centro Nazionale di Genetica Locale ad insegnare ai biologi, alle persone che sono in laboratorio, come si fa il test genetico per l'Huntington. Quindi adesso c'è anche una diagnostica che prima non esisteva. Questo è un esempio sicuramente molto particolare tra virgolette lo zampino della LIR è stato importante anche perché abbiamo promosso la nascita di un'associazione di pazienti che tuttora esiste e che ha anche un sito internet, che è la Oman Huntington Disease Association. In passato la LIR ha promosso delle manifestazioni sportive. Sì, lo ha fatto proprio nel territorio di Terni, abbiamo organizzato la Run for LIR per 2 anni, poi per motivi logistici, diciamo di tempo, di organizzazione, è stato difficile fino adesso ripeterlo, ma ci auguriamo di poterlo fare, però poiché il nostro interesse per la divulgazione di una migliore conoscenza delle malattie neurodegenerative è un interesse sincero, un interesse forte anche trasversale, poiché quest'anno non abbiamo organizzato la Run for LIR, parteciperemo alla Run for Parkinson a Roma il prossimo 17 aprile. Bentrovati, tappa numero 108 del nostro viaggio nel Molise che va. Ci spostiamo solo di qualche chilometro, andiamo nella bella Forlì del Sannio. Nei giorni scorsi si è svolto un importante appuntamento presso il costruendo santuario in onore di San Giuseppe Moscati, la giornata del medico, la dialisi. Perché la dialisi? Cos'è la dialisi? Ci accompagna in questo viaggio il sindaco di Forlì del Sannio, Roberto Calabrese, che ringrazio di essere intervenuto e saluto. Grazie a voi. Sindaco, era iniziato questa giornata del medico quasi per gioco e poi è diventata un'istituzione. Siamo arrivati alla giornata numero 15 e quest'anno c'era tanta gente, come vedranno fra un pochino da casa. Sì, come lei ha detto, è la 15ª edizione e, così come ho avuto modo di sottolineare nel mio breve intervento, è un grande traguardo raggiunto. Di questo va dato merito all'attuale Presidente, la signora Anna Patete, ma a quelli che sono stati gli animatori nel corso di questi anni, in particolare a Don Franco Fantini e a Gio Condino Rossi, insieme con la Presidente. Naturalmente ogni anno vengono trattati, questa manifestazione è così importante perché ogni anno vengono trattati argomenti di grande interesse sia da un punto di vista scientifico che umano, partendo dalla vita e dall'esperienza del grande santo San Giuseppe Moscati, che è assolutamente un esempio di eccezionale importanza in questo senso, sia professionale che umano.
Io direi di non anticipare molto, mandiamo il filmato così da casa possono vedere il servizio. Prego la regia. Quando si organizzò la prima giornata del medico 15 anni or sono, si pensava fosse un avvenimento fine a se stesso. Poi però, visto il successo del primo incontro, ogni anno si è ripetuto e siamo al numero 15. Perché la dialisi e che cos'è la dialisi? Nel santuario in onore di San Giuseppe Moscato incontrata Macchia, Polide e Sanno, l'avvenimento ha richiamato molti fedeli, anche di altri comuni. La costruzione, seppur tra mille difficoltà, continua a crescere e l'augurio di quanti hanno voluto questo santuario è che in tempi relativamente brevi l'opera sia ultimata. Ma torniamo alla giornata del medico, coordinata dal dottor Sergio Tartaglione, con l'introduzione del dottor Franco Carugno e le relazioni dei medici Ernesto Calabrese e Rita Di Pilla, si è conclusa con l'intervento del forlivese doc Herberto Melaragna. Professore, nella sua Forlì lei si trova benissimo e osannato dai suoi cittadini. Sono nato a Forlì del Sannio, quindi temporaneamente sto a Isernia, però sono nato a Forlì del Sannio. Quindi certamente sono conosciuto e mi sono dedicato molto al paese, quindi questa, perciò sono ben voluto. La dialisi, si può convivere con la dialisi? Si convive bene se uno ha la speranza di poter fare il trapianto e questo è soprattutto dai giovani che hanno avuto delle patologie che hanno determinato un'insufficienza renale. Ci vuole molto più fiducia, molto più preparazione psicologica a tollerare la diagnosi quando si sa che è una forma di cura cronica che con cui bisogna convivere. Insomma. Sono molti quelli che soffrono? Quelli? Che hanno questa patologia? Beh, adesso la percentuale non gliela so dire, ma sono molti, basta vedere la sala di dialisi di qualsiasi ospedale per vedere quante persone hanno bisogno di questa terapia, perché questa è una terapia. Insomma. Centro Culturale San Giuseppe Moscati, la Presidenza è Anna Patete. Presidente, avete iniziato un percorso che sta procedendo bene, fino adesso avete avuto molte soddisfazioni mi sembra. Tante soddisfazioni sicuramente, da quando siamo partiti era poca cosa, e poi via via le persone ci hanno sostenuti e allora noi veramente ci sentiamo incoraggiati di poter andare avanti, speriamo di continuare questo lavoro, di completare il santuario e di estendere il culto di San Giuseppe Moscati, perché San Giuseppe Moscati era un laico, si era dedicato molto ai poveri, alla società. Il santuario è abbastanza grande e con i contributi dei fedeli stiamo andando avanti. Più arrivano e più noi andiamo avanti. Una buona parola ce la mette pure lui da lassù. Beh, sicuramente. Se San Giuseppe Moscati vuole il santuario, con l'aiuto di Dio penso che si farà. Giacontino Rossi oggi presidente onorario dell'associazione, ma ieri è stato il promotore di questa iniziativa. Beh, proprio il promotore insieme agli altri, insieme soprattutto a Don Franco Fantino, il nostro parroco, e promotore insieme a un altro 12 soci che ci siamo costituiti come associazione, proprio un'associazione Onlus, per sostenere questa costruzione del santuario San Giuseppe Moscati. Veramente è stata un'impresa, però... ci abbiamo creduto sin dall'inizio e così ci hanno creduto i molto fedeli, non solo del posto ma anche della provincia, della regione e fuori regione, anche dei nostri connazionali che vivono all'estero, e quindi sono un po' tutti con con la solidarietà, con le disponibilità economiche eccetera, abbiamo bonificato questa zona dove oggi voi vedete che sorge questo complesso. Un complesso che subisce purtroppo anche le difficoltà, del momento, no? Questa crisi economica che si abbatte su tutte le famiglie, soprattutto dei fedeli e soprattutto di quella gente che
crede in questa iniziativa, perché un santuario, noi abbiamo detto all'inizio, un santuario dei nostri tempi per il bene del futuro, e deve essere tale, e ci stiamo rendendo conto che è così. L'affluenza da parte di persone che vengono da ogni dove ci incoraggia, e siamo poi le stesse persone e anche altri che contribuiscono a formare questo centro non solo di culto ma anche di aggregazione sociale e culturale, come oggi si sta svolgendo la 15ª giornata del medico in onore di San Giuseppe Moscate, che quest'anno ricade anche il 25 ottobre, ricade anche l'anniversario della sua canonizzazione in piazza San Pietro da parte di Giovanni Paolo II. Infatti sono 25 anni che è stato fatto santo, e per l'occasione i gesuiti, dove il corpo di San Giuseppe Moscate giace, e c'è un altare con la bara, diciamo con l'urna dei resti mortali di San Giuseppe Moscati, i gesuiti hanno pubblicato a firma del responsabile del culto di San Giuseppe Moscati, padre Gambino, un libro, un nuovo libro di 400 pagine che uscirà proprio il 25 ottobre del nostro santo San Giuseppe Moscati, che è un medico che è stato, ha fatto del tutto, per un medico scienziato, per sostenere i poveri, i meno ambienti, gli ammalati e tutto quanto, e speriamo che da lassù continua a tutti quanti a darci questa benedizione e questo sostegno che oggi la società ha veramente bisogno. Dottoressa Di Villi, il suo intervento è stato molto apprezzato. Perché la dialisi? A che serve la dialisi? Beh, come ho detto, praticherà la dialisi il paziente la cui funzione renale è ormai irrimediabilmente compromessa, per cui il paziente per vivere ha bisogno di una terapia sostitutiva, che nel caso specifico appunto la dialisi, diversamente il trapianto. Giuseppe Moscati forse ci ha detto delle cose bellissime, ci ha lasciato soprattutto a noi medici, credo, un grande messaggio: curare il corpo delle persone, ma curare soprattutto lo spirito e l'anima. Lui diceva queste cose in un momento in cui c'era un profondo materialismo, perché c'era il positivismo e quindi che esaltava la scienza, la materia, e non certo ci parlava di spirito e di anima. Perché è dializzato? Non deve demoralizzarsi e deve avere fede e fiducia? Ma io credo, dal punto di vista umano, io penso che la vita così com'è, con tutte le sue cose belle, con tutte le cose brutte, va vissuta. Il paziente in dialisi, se è un paziente accorto, se sta bene, vive anche 30 anni, quindi deve sapersi gestire per poter poi vivere bene. Don Franco, perché la dialisi? A cosa serve la dialisi? Lei, da buon cristiano, lo sa. Purtroppo ho cercato di evitare la dialisi, però sono 32 anni che ho avuto il diabete, e quindi sapevo che, siccome che mia madre era morta proprio così, con un'insufficienza renale e col diabete, e io ci ho preso pienamente di mia madre, quindi automaticamente io sono andato in dialisi. Ho 71 anni e volevo evitarla, la dialisi, perché sapevo che cosa fosse per me, cioè levarmi la gran parte del lavoro, cioè dovevo rinunziare, in poche parole, quindi non potevo essere più a disposizione dei fedeli se non alcuni giorni della settimana, non più 6 giorni su 6, ma in realtà 3 giorni su 6. Però su anche un esempio positivo per quanti magari sono portati la vita di San Giuseppe Moscati, perché poi ho seguito anche la strada, che se vogliamo San Giuseppe Moscati non è morto per insufficienza renale, però è morto per un arresto cardiaco dipendente dal diabete che lui non conosceva che avesse, cioè lui l'aveva curato in sua madre, ed è stato il primo padre dell'insulina, se vogliamo, perché è stato proprio lui che ha studiato l'insulina, per la prima volta l'insulina. E quindi ha curato la madre che era diabetica, però non sapeva che anche lui avesse il diabete. Quindi tutto lo stress che lui
ha dato come carità agli altri, come missione agli altri, eccetera, è ricaduto su di lui, sulla sua persona. E allora è morto a 47 anni, cioè in realtà lui si è, dopo un lavoro stressante fino alle 3 del pomeriggio, alle 15 del pomeriggio, che ha ricevuto i poveri, ha ricevuto la gente semplice così che correva spesso da lui, ecco, si è seduto sulla poltrona e lì è morto così, improvvisamente, diciamo, è finito così, ma è finito proprio dallo stress che colpiva il diabete che lui non sapeva che avesse. Ecco, quindi in realtà io quando ho cercato di costruire questo santuario intitolato a lui, l'ho fatto anche pensando alla mia posizione, che ero diabetico, e dico: San Giuseppe Boscato sicuramente mi ha chiamato a costruire questo santuario perché insieme viviamo gli stessi momenti di gioia, di dolori, di sacrificio, di offerta per gli altri, e sicuramente egli mi aiuterà, proprio perché è stato diabetico, io sono diabetico, quindi mi darà la possibilità di alzare questo santuario. Speriamo che le autorità capiscano, ecco, che cosa significa fare un santuario in una posizione come quella di Forlì del Sannio, in Contrada Macchia. Ecco, perché ecco, si fanno questi santuari? Perché anche la Chiesa vuole venire incontro ai giovani, vuole aiutare i giovani, vuole fargli trovare il lavoro, perché non c'è. E allora, siccome che gli altri sono così egoisti da non fargliela avere, parlano tutti dei giovani, tutti parlano dei giovani, però nessuno dice: io voglio fare qualche cosa per i giovani. Allora la Chiesa vuol fare qualche cosa per i giovani, cioè vuole venire incontro. Lasciamo stare se sono musulmani, se hanno qualsiasi ideologia, non è importante, basta che sono delle buone persone. Magari Don Franco, questo santuario fra 100 anni sarà cointestato a San Giuseppe Moscato e San Francesco Fantini. Ah, no, io non sarò mai santo, non posso essere santo. Sindaco, Don Franco Fantini è un personaggio per certi versi eroico, quindi vogliamo commentare prima il suo stato di salute, perché poi il convegno si adattava molto alla patologia della quale soffre. Certo, non poteva che essere questo l'argomento, appunto la dialisi, l'argomento della giornata del medico, che è diventata di stretta attualità proprio perché il nostro caro Don Franco Fantini è purtroppo entrato in dialisi, come lui stesso ha sottolineato nella precedente intervista. Questo, come ho avuto modo di dire, l'approfondire questa patologia, o meglio questa condizione del dializzato, ci consentirà di essere il più vicino nel suo percorso di sofferenza, nella sua malattia, e magari essere sicuramente solidari con lui e condividere anche un po' di questa sua malattia, di questo cammino insomma difficoltoso, perché come lui ha ricordato significa stare tre giorni a settimana legati per diverse ore ad una macchina. Questo gli consente naturalmente di continuare a vivere ed è già una grande cosa, però è obiettivamente una grossa limitazione della sua grande attività pastorale, che subirà un ridimensionamento. Io so che è molto ben voluto in paese e poi lui sprizza nonostante tutto tanto ottimismo, sorride. Ma questa è la sua grande dote, insomma, abbiamo visto, lui è battagliero, l'avevo trovato in ospedale molto, molto più affranto, insomma, preoccupato di questa sua nuova condizione. Oggi invece lo vedo molto, molto volitivo, molto, insomma, molto attivo, e questo mi fa ben sperare sul modo in cui affronterà la malattia, e sono sicuro che l'affronterà prendendola quasi a morsi, insomma, cercherà di sconfiggerla quasi, non potrà sconfiggerla, ma insomma cercherà di dargli il filo da torcere, e nell'interesse della nostra comunità, e questo non potrà che farci piacere. Nell'intervista lui ha detto che il traguardo è quello di ultimare questo santuario. In che tempi sarà possibile? Ha fatto anche appello alle istituzioni. Sì, i tempi purtroppo è difficile immaginarli. Noi cercheremo di fare di tutto da un punto di vista amministrativo per cercare di snellire i tempi di approvazione di un progetto che tra l'altro è stato di completamento, che è stato ripresentato in queste settimane al Comune, quindi noi faremo di tutto per abbreviare i tempi della burocrazia, diciamo. E speriamo che sostenendo la loro iniziativa riusciremo anche a dargli una mano a cercare di trovare dei finanziamenti necessari, oltre a quelli che non sono sufficienti ma che un po' hanno già a disposizione, per poter ultimare una struttura e dargli anche magari una finalità ulteriore rispetto a quella, diciamo,
di santuario, cercando di creare il contesto per far atterrare in questa. Come la immagina questa struttura una volta usata? Ci troviamo in un'area tratturale, ci troviamo in una zona rurale, a vocazione agricola. Magari, come lui stesso diceva, potrebbe esserci, una volta ultimata la struttura, la possibilità di coinvolgere i giovani in qualche attività agricola piuttosto che sociale, a servizio degli anziani. Insomma, è un po' da immaginare il futuro di questa struttura e dipenderà molto dalla possibilità di avere dei finanziamenti. Voglio sollecitare il Circolo San Giuseppe Moscati, lo stesso Don Franco, a fare attenzione ai bandi regionali che sono stati emanati in queste settimane relative all'agricoltura sociale. Magari potremo, analizzandoli insieme, trovare delle possibilità di finanziamento per qualche attività da impiantare in questa struttura così importante. Questo santuario richiama fedeli anche di altri comuni, perché il giorno del convegno c'erano fedeli non solo di Forlì e Sannio. Sì, loro sono bravissimi a pubblicizzare le loro iniziative, ma hanno, come dicevo prima, una valenza scientifica, oltre che culturale, insomma, di grande rilevanza, per cui è un appuntamento consolidato che si conosce nell'ambiente scientifico e nell'ambiente appunto culturale, per cui è sempre molto seguito, e questo mi inorgoglisce come sindaco del comune, e faccio ancora una volta i complimenti agli organizzatori, perché sono così bravi a far crescere e a portare avanti questa iniziativa. Sindaco, dopo la parentesi di santuario, San Giuseppe Moscati, i fedeli che vanno in chiesa, mettiamo i piedi per terra e parliamo del difficile ruolo di essere sindaco oggi in un comune, quando tutti si lamentano che le casse piangono. Qual è la situazione nel suo comune? Beh, il mio comune non si distingue dagli altri per le casse, nel senso che le casse piangono anche nel mio comune, nonostante non ci sia una grave situazione di dissesto, come insomma alcuni, sempre più numerosi comuni del Molise e piccoli comuni in particolare sono costretti a fronteggiare. Da ultimi i tagli e i trasferimenti che costantemente, quest'anno ce ne sono stati due, uno all'inizio anno e uno nelle ultime settimane, ci mettono in grossa difficoltà. Un bilancio di poche centinaia di migliaia di euro, con tagli di decine di migliaia di euro ogni volta, insomma, viene messo costantemente in difficoltà dallo Stato stesso. E da ultimo siamo stati costretti anche sull'IMU a fare un piccolo ritocco al rialzo delle aliquote, perché obiettivamente non riuscivamo a coprire neanche il gettito dell'ICI degli anni precedenti, per cui noi non volevamo tartassare ulteriormente i nostri cittadini, ma siamo stati costretti da esigenze di bilancio a fare un piccolo ritocco. Tuttavia abbiamo riscontrato che c'è probabilmente una sacca di evasione che andremo ad aggredire nel corso appena arriveranno gli ultimi versamenti. Nel corso dell'anno prossimo cercheremo di scovare queste sacche di evasione, che ci sono sicuramente, probabilmente per stato di necessità o anche per furbizia di qualche nostro concittadino, ma noi andremo ad approfondire queste situazioni e speriamo che nell'arco di un paio di anni queste aliquote si possano quantomeno registrare al ribasso, insomma il più possibile, speriamo. Per quanto riguarda il resto della condizione finanziaria del comune, diciamo che non c'è una particolare, a parte questo, insomma, grossi, non siamo in dissesto, insomma, siamo più o meno in equilibrio. Abbiamo dovuto però, io sono sindaco da un anno, la nostra amministrazione è in carica da un anno e mezzo circa, abbiamo dovuto mettere mano comunque a alcune riorganizzazioni per cercare di risparmiare e per poter poi investire un minimo di risorse su un miglioramento dei servizi. Ci siamo occupati della gestione dei rifiuti e nel corso di 7-8 mesi del 2012 già abbiamo riscontrato una migliore gestione finanziaria, con un recupero di circa 10.000 euro di somme che abbiamo dovuto purtroppo mettere anche queste nel bilancio. Stiamo spingendo sulla raccolta differenziata in modo tale da non dover essere costretti in futuro ad aumentare anche qui le tariffe della gestione del servizio dei rifiuti solidi urbani, che nel nostro comune è una tariffa bassissima e vogliamo continuare a mantenere tale. Devo dire che tutti i servizi comunali a Forlì, dal servizio idrico alla mensa scolastica dell'asilo, della scuola primaria, della scuola dell'infanzia, ha delle tariffe bassissime, e questo naturalmente è un elemento positivo che noi cercheremo in tutti i modi di preservare, facendo risparmi e cercando di ottimizzare i servizi stessi. Lei dirige una squadra molto coesa, il gentil sesso dice la sua, lo dice anche in maniera concreta, con belle iniziative. L'estate siete stati più volte nell'onore della cronaca.
Sì, il mio vice sindaco è una donna, è una cara amica che collabora con la quale abbiamo condiviso una storia politica decennale. Vogliamo dire? No. Siamo Sonia Lepore, ma tutta la squadra è fatta di giovani. Io non sono il più vecchio, in realtà sono il secondo, ma insomma, pur essendo considerato un sindaco giovane a 42 anni, se pensiamo che Renzi a 37 aspira a fare il presidente del Consiglio, che in Inghilterra Cameron a 37 anni è il premier inglese, insomma, così giovane non sono, mi rendo conto che per la classe politica molisana, italiana in particolare, forse diciamo sono piuttosto giovane. Sì, è una bella squadra, molto motivata, stiamo lavorando molto, abbiamo seminato molto, devo dire che sì, siamo stati abbastanza sulla cronaca quest'estate, abbiamo fatto una serie di appuntamenti importanti e stiamo lavorando affinché insomma, questo si consolidi e il nostro paese possa essere conosciuto più di quanto non lo è stato in passato. Ha molto da offrire e noi cercheremo di valorizzarlo nel modo migliore. Tra l'altro Forlì ha dato in Italia un luminare della fisica e della scienza. Beh, insomma, noi sono due anni che ospitiamo il professor Gasparini, che è uno degli scienziati che lavora al CERN di Ginevra, a questo straordinario esperimento che è l'acceleratore di particelle con il quale si cerca di ricostruire il momento iniziale della creazione dell'universo. Quest'estate sembrava che le cronache avessero comunicato l'effettiva ricreazione di questo momento, in realtà poi lui ci ha spiegato, ma ce l'aveva già spiegato l'anno scorso, che non è così semplice, insomma, al di là dell'entusiasmo c'è molto ancora da lavorare, però si sono fatti importanti passi avanti e lui ce l'ha fatto vedere in anteprima, ci aveva già anticipato alcune cose l'anno scorso e siamo davvero orgogliosi di poter avere sempre informazioni di prima mano da lui a Forlì, il nostro piccolo paese. A me ha colpito molto la semplicità estrema di quest'uomo, di questo luminare. Ma questa è la forza delle persone che vengono. Sembrava l'ultimo tra gli ultimi. Tu hai intervistato anche la mamma, che sì, è una tua conterranea, cioè, insomma, origini diciamo di Forlì, ma i genitori sono anche originari di Cerro. Beh, la forza di queste persone forse viene proprio dalla semplicità e dalle origini, insomma, di piccole realtà come le nostre, che però hanno dato in Italia a tante persone di grandissimo livello. Se penso a Benigno Di Tullio, che è uno dei fondatori della criminologia mondiale, con tutto quello che ha realizzato nella sua esperienza professionale in questo campo, e devo dire che insomma, partire da un paese di 1000 abitanti e diventare quello che, poi magari ne parleremo più approfonditamente, della personalità del grande professor Benigno Di Tullio, vuol dire che insomma anche dalle piccole realtà si può. Ma se lo vuole fare un accenno? Si può partire. Lo può fare un accenno. Non abbiamo molto tempo, però un accenno può fare. Il professor Benigno Di Tullio è sicuramente la personalità più importante che Forlì alla quale abbia dato i natali Forlì. Lui è appunto nato a Forlì, ha studiato al liceo di Isernia, poi si è laureato in medicina a Napoli. È stato uno dei fondatori della criminologia. È stato uno degli ispiratori delle politiche di attenzione verso i minori, e quando lui si è trasferito a Roma e ha iniziato dopo la laurea a collaborare con illustri criminologi, si è reso conto che i minori venivano trattati come, ad esempio, nelle carceri come gli adulti, quindi un minore di 9-10 anni preso a delinquere per un qualche motivo assoggettato allo stesso trattamento carcerario di una persona adulta. E lui su questo si è battuto molto, e possiamo dire che il primo tribunale dei minori istituito a Roma, adesso non ricordo bene l'anno, ma negli anni 30, è stato per opera e per sua sollecitazione. Quindi vuol dire, se oggi c'è una cultura del trattamento dei minori da un punto di vista giudiziario, e ci sono delle strutture adeguate, e anche merito suo. Il primo tribunale dei minori è stato istituito grazie ai suoi rapporti con il mondo accademico. Lui è sempre stato considerato è stato osteggiato da Padre Gemelli, quindi dal cattolicesimo, perché forse considerato troppo razionalista, perché lui cercava di analizzare l'uomo nella sua fisionomia, oltre che nella sua condizione sociale,
e questo cozzava con gli orientamenti invece imperanti nel mondo cattolico, e se l'è dovuta, insomma, si è dovuto guadagnare i suoi riconoscimenti con le unghie e con i denti, perché era osteggiato dal mondo accademico. Ma ripeto, qui si aprirebbe un discorso lunghissimo che faremo nelle apposite sperme. C'è da dire che anche a Isernia persone di Forli validi ce ne sono, e ce ne sono tante che sono anche affermate in questo momento. Però andiamo avanti. Io volevo chiederle, la superstrada che cosa ha portato a Forli del Sangro, l'apertura della superstrada per Castel di Sangro? Si incominciano a vedere i benefici? Ma io dico di sì. A Forli chiaramente abbiamo tanti anni da recuperare sulla valorizzazione del nostro paese, però diciamo che c'è sicuramente una vivacità maggiore, si vedono tante ristrutturazioni edilizie, si vedono alcune iniziative nel campo della ricettività, dalla riapertura di un ristorante pizzeria, all'apertura di alcuni bed and breakfast. Sicuramente si inizia a vedere un certo interesse da parte di turisti che cominciano a chiedere, perché effettivamente Forli era fuori da ogni direttrice di traffico e di sviluppo turistico, per cui non la conosceva quasi nessuno, e sicuramente ha consentito a noi di avere dei collegamenti straordinariamente comodi sia con Castel di Sangro che prima con Isernia e poi adesso con Castel di Sangro, e questo tratto di flusso automobilistico sicuramente ci mette in vetrina. Dalla superstrada Forli si vede in maniera proprio nitida, è l'unico paese che è proprio in bella mostra su questa arteria stradale, e quindi da questo inevitabilmente verranno degli interessamenti da parte di soprattutto di turisti e anche di investitori, perché no? Ci aspettiamo molto appunto dalla vicinanza con il bacino dell'Alto Sangro, in particolare di Castel di Sangro e dell'area sciistica di Roccaraso, perché siamo a 10 minuti, quindi oggettivamente se solo si va a guardare il costo delle case a Roccaraso, ma anche a Castel di Sangro, si vede che la differenza è di 1 a 10 probabilmente tra Forli e queste aree turisticamente sviluppate, quindi gioco forza che l'interesse ci sarà. Noi siamo impegnati e cercheremo di fare di tutto, quello che stiamo facendo in questi giorni, in questi anni di amministrazione, siamo impegnati appunto a valorizzare da un punto di vista ambientale, architettonico, il nostro paese, e questa è la nostra sfida. Tra l'altro probabilmente il futuro ci vedrà più uniti all'Abruzzo, visto che si parla di macro regione, che la regione Molise probabilmente tirerà le cuoia. Ma io non credo a questa eventualità, anche perché per noi sarebbe una iattura. Come ha spesso ripetuto il Presidente Iori, insomma, già è difficoltoso per noi interloquire con la Regione stando qui a Campobasso. Immaginate se noi comuni o comunque noi cittadini dovessimo andare a trattare questioni riguardanti il nostro territorio all'Aquila piuttosto che, non lo so, a Pescara o cose del genere. Già per i paesi della provincia dell'Aquila, che sono al confine con noi, è un'impresa essere considerati dalla Regione Abruzzo. Figuriamoci se noi riusciremmo mai ad avere la giusta considerazione essendo una periferia della regione Abruzzo. Io non credo che questa eventualità sia all'ordine del giorno, e credo che dovremmo fare di tutto per mantenere la nostra indipendenza. Questo non vuol dire che non si debbano cercare delle convergenze su grandi temi, e questa è la grande sfida delle macro aree, quindi ad esempio la Marca Adriatica, che è tanto di moda e tanto sostenuta anche dai politici abruzzesi e marchigiani, per trovare delle sinergie territoriali, ma questo non significa annullare le autonomie istituzionali. Intanto la provincia sta scivolando via. La provincia di Isernia è vittima di questo fanatismo della spending review, che alla base della spending review bisogna risparmiare, però insomma, dietro questo concetto del risparmio poi si nascondono delle situazioni che forse andrebbero tutelate. Salvare la provincia di Isernia non vuol dire salvare la casta o il presidente della provincia o chi che sia, non è questo il tema, ma è tutto quello che è dietro l'istituzione provincia. Se pensiamo che nella città di Isernia hanno sede circa 68, se non vado errato, direzioni provinciali di enti nazionali, significa che in questi enti magari ci sono sacche non nulla facendo, ma insomma di persone che magari potrebbero lavorare di più, però è anche vero che sono persone tantissime, forse centinaia, sicuramente più di un migliaio di persone che lavorano, producono reddito e spendono il proprio reddito su questo territorio. Immaginiamo se
di colpo saltassero magari non tutte le 68 direzioni provinciali, ma molte, venissero ridimensionate, molti dipendenti fossero costretti a trasferirsi a Campobasso piuttosto che in altre regioni, questo territorio che già in grossa difficoltà da un punto di vista economico ne verrebbe penalizzato in maniera credo drammatica. Quindi non dobbiamo vedere la soppressione della provincia, sì, per fortuna è stata tolta la provincia, così magari appunto viene meno un po' di classe politica, non è questo il punto, è tutto quello che ne consegue. Tecnici, il governo dei tecnici va avanti per la sua strada, non guarda nessuno. Beh, la regione aveva fatto una proposta che è stata snobbata dall'opposizione, in realtà secondo me era proprio una proposta molto sensata. La regione aveva detto, insieme con il comitato delle autonomie locali, aveva detto al governo: ditemi quanto devo risparmiare, io trovo il modo di risparmiare queste somme e mi tengo la struttura organizzativa attuale. A me sembrava una cosa, anche perché tutto parte dalla spending review, quindi dal risparmio. Se dobbiamo risparmiare 100, se io ti dico che risparmio 100 in un altro modo, perché devi sopprimere, perché bisogna sopprimere le istituzioni che hanno un ruolo fondamentale, soprattutto nelle piccole realtà come la nostra. Però insomma, ripeto, i tecnici vanno un po', sì, vanno avanti per la loro strada. Io non sono assolutamente convinto che questa sia la strada giusta per il nostro territorio, però. Sindaco, se l'aspettava la pronunzia in questo modo del Consiglio di Stato sulle regionali? No, devo dire che giudicandola, diciamo, gli avvocati, le conferenze, le interviste degli avvocati all'uscita dell'udienza, avevo visto un professor Colalillo abbastanza soddisfatto, invece diciamo, gli avvocati dell'altra parte piuttosto diciamo, indispettiti dall'atteggiamento di come era andata l'udienza. Mi sembrava che si andasse verso una riforma della sentenza di primo grado. E la Cancellieri che ha anticipato la sentenza? Quello forse è stato un lapsus, non del tutto. Insomma, forse sapeva già, non lo possiamo dire, però. Forse è stato un lapsus più che un errore o una... Tuttavia dobbiamo prendere atto di questa cosa. Io sono, anche se la mia esperienza politica da giovane è stata più caratterizzata da una posizione di centrosinistra, da circa 2 anni sono vicino al presidente Iorio, perché ritengo la persona più autorevole da un punto di vista politico che questa regione possa esprimere. E sinceramente, al di là delle tante critiche che gli vengono rivolte, io credo che quello che è stato fatto in questi 10 anni per la regione Molise sia tantissimo, e siano ingiusti gli attacchi che anche in questi giorni gli vengono rivolti anche dalla sua parte politica. Per quanto mi riguarda da amministratore, io sono sindaco da un anno e mezzo e non mi sarei mai aspettato di poter avere la considerazione che ho avuto dalla regione Molise, in particolare dal presidente Iorio. In questi giorni stiamo mettendo in sicurezza una parte del muro del castello, che rischiava di crollare su un'abitazione, tra l'altro, di una persona anziana che è terrorizzata da questa eventualità, ma ovviamente anche noi ci siamo allertati insieme con la Protezione Civile, e devo dire che solo la sua grandissima disponibilità e sensibilità mi ha dato la possibilità, prima di intervenire per mettere in sicurezza, lo stiamo facendo in queste ore, in questi giorni, questo pezzo di muro del vecchio castello. E nello stesso tempo aveva la possibilità di presentare un programma di consolidamenti relativo a tante situazioni, a tanti comuni del Molise, e siamo stati inseriti per un importo, devo dire, significativo, non totale, ma comunque che va al di là delle mie più rosee aspettative, e questo non posso che ascriverlo alla sua capacità di capire l'importanza di quello che gli viene sottoposto, delle situazioni che gli vengono sottoposte, e di questo non posso che ringraziarlo, e lo farò anche in campagna elettorale. Mi riferisco sempre al castello, che tu sai, insomma, certo. Venendo a Forlì si vede questo cratere che è rimasto così dal 2006, quando crollò in una notte tra il 31 e il primo appunto del 2006, e dopo i primi interventi di messa in sicurezza è rimasto così. E io, che ho perso nella precedente elezione per pochi voti, avevo nel simbolo proprio questo cratere, questa foto che mi diceva, che diceva appunto: Forlì riparte da qui. Se avessi vinto 6-7 anni fa sarei ripartito proprio da lì, perché il centro storico di Forlì dipende, la ricostruzione, la riqualificazione del centro storico di Forlì dipende proprio dalla ricostruzione di questo sito, che è la parte più antica del nostro territorio. E voglio dire, dopo un anno e mezzo essere stati inseriti per 500.000 euro in un programma di consolidamento che si concretizzerà nelle prossime settimane,
grazie a una delibera di giunta regionale che ha appunto assegnato questi fondi a tanti comuni, ripeto, è per me un grosso risultato, ma che ascrivo appunto alla capacità del Presidente Iorio di dare quelle risposte che tutti, insomma, i suoi detrattori negano, ma che in realtà poi noi amministratori vediamo ogni giorno. Senti, cosa in chiusura? Io le vorrei chiedere se è un sogno che lei ha per Forlì dei Sanni è un sogno suo personale. Breve. Ma il sogno per Forlì dei Sanni è che appunto il nostro comune possa essere valorizzato, possa essere conosciuto e possa essere invertita quella tendenza allo spopolamento che è tipico dei nostri piccoli, centri. Questo dovrà significare che i bambini potranno restare nelle nostre scuole, che i nostri giovani possano trovare lavoro nel nostro comune, che gli imprenditori possano continuare a fare impresa e che insomma gli anziani possano vivere in un ambiente che gli offra opportunità di giusto conforto e anche stimolo. Perché no? Perché i tanti anziani, se pensiamo che nei nostri paesi la percentuale di 65 anni varia tra un 60 e l'80%, insomma sono una fetta fondamentale della nostra struttura sociale che però spesso viene lasciata un po' a se stesso. E quindi voglio dire, spero che ci sono tutte le condizioni, questo che le ho detto è un piccolo segnale, ma voglio dire siamo riusciti a smuovere risorse in tanti altri settori, nella valorizzazione di siti ambientali. Penso a un finanziamento che ci arriverà a breve per la valorizzazione dell'area della Canonica, altri percorsi turistici che andremo a realizzare, che abbiamo progettato e che le risorse stanno arrivando oppure sono già arrivate. Insomma, tante iniziative che vanno nella direzione di una riqualificazione, di un'offerta ambientale, architettonica e insomma, di contesto sempre culturale anche ed economica del nostro paese che ci consentirà di andare verso un futuro migliore. E il suo sogno personale? Ma il mio sogno personale è che questi sforzi è difficile che i politici riescano ad avere il gradimento, insomma, quando uno fa politica sa che magari accontenta 10 e scontenta 100, 90. Io spero che insomma, si capisca si comprenda l'impegno che noi, io e i miei colleghi, insomma, stiamo mettendo in questa iniziativa e spero soprattutto che se ne vedano i frutti. Poi il mio diciamo, risultato personale non ha molta importanza, l'importante è che il mio comune cresca e insomma, torni ad una condizione di maggiore rilevanza nell'ambito provinciale e regionale. Bene, noi glielo auguriamo, grazie per essere stato ospite, grazie a voi. Da casa ci avete seguito. Grazie a Dico Petrocelli per le riprese e il montaggio, a Dario Antoniani per la regia. L'appuntamento è alla prossima settimana. In collaborazione con... Ripartono gli incentivi statali? DR Automobile Group va oltre. Ti offre un incentivo di 1.500 euro per l'acquisto di un'auto nuova sia del marchio DR che di quello Evo, se rottami qualsiasi usato senza alcun vincolo. Infatti, a differenza degli eco incentivi statali, che prevedono una rottamazione di un'auto di proprietà con un'anzianità di almeno 10 anni, DR Automobile Group ti consente di rottamare qualsiasi usato, indipendentemente da chi ne sia il proprietario e a prescindere dall'età dell'auto da rottamare. La campagna Meno CO2 più sicurezza è un'iniziativa realmente protesa a svecchiare il parco automobilistico circolante italiano, uno dei più vetusti d'Europa. Meno inquinamento grazie alla tecnologia Thermo Hybrid Benzina GPL di DR Automobile, che ti fa risparmiare l'ecotassa e ti permette di accedere anche alle zone ZTL. Maggiore sicurezza grazie agli elevati standard di protezione dei modelli DR ed Evo. Le concessionarie ti aspettano per maggiori informazioni. Vinafro, incastonata sin dall'antichità tra Sannio, Campania e Tirreno, ancora oggi famosa per la produzione olearia e la tradizione agricola. La storia, iniziata prima dei Romani, continua, immutata nel tempo. Dal 1968, oleificio cooperativo di Vinafro, produzione di olio extravergine di qualità. Dalle varietà italiche di Licinio, le olive Aurina, Olivastro, Rossuola, vero oro del nostro territorio.
Oleificio Cooperativo di Venafro, olive, olio e tradizione. Sulla strada statale 85 Venafrana, viale San Nicandro 41 a Venafro. Viaggiare. Sognare. Creare. Immaginare. Crescere. Costruire. Puoi fare grandi cose con la tua Agenzia Generali Italia.